Qui invece siamo nel vitigno del Marzemino, un altro secondo noi, uno dei nostri cavalli di battaglia. Il Marzemino, come vedete, è un grappolo abbastanza spargolo. Adesso siamo ancora in un momento di prematurazione, comunque cominciano i primi segni in alcuni grappoli dall'invaiatura, però come vedete il grappolo ha due alette più spiccate, più allungato, la classica colorazione viola del picciolo del tralcio. Questo è un vitigno importante che dà un colore vivace, un colore brillante, ma soprattutto Marzemino ha una caratteristica che se non è portato a zero, cioè se non si sviluppa tutto lo zucchero vegetale, cioè ossia quello prodotto proprio dall'uva, dà un profumo caratteristico che è il profumo di viola. Dunque è un vitigno importante, ma soprattutto questo molti pensano che sia derivazione trentina, mentre invece questo Marzemino, qui ne parlava Agostino Gallo già nel 500, ci sono degli scritti storici alla Curia di Brescia, di questo clone che è nostro, che è bresciano, che parlava appunto di questo particolare Marzemino. Dunque noi ne rivendichiamo giustamente la territorialità perché per noi è uno dei vitigni importanti. E qui siamo a un 30% per noi di intensità di questo vitigno.